Buonasera e ben ritrovati a Ultima Bracciata. Credo, se non mi sbaglio, la puntata numero 64. Al massimo mio marito mi bacchetterà. Oggi puntata di calendario. Esce infatti, anzi, è già uscito il calendario nazionale, nuova stagione, nuovi regolamenti. Non sappiamo anche se è vita nuova, staremo a vedere. Scopriamo le novità e le conferme della prossima stagione assieme ai nostri ospiti, Fabrizio Fogliani, Bentrovati. Ciao Alessandro Foglio, a tutti. il mio fantastico marito Mauro Romanenghi Ila, ciao a tutti ragazzi. e naturalmente Marco Agosti in redazione. Ciao Marco. Prima di addentrarci nei meandri del regolamento e del calendario, però vorrei parlare con Alessandro della Coppa del Mondo, visto che l'ha seguita per noi. Alessandro, cosa hai visto finora? Si è chiuso il secondo cluster e si è chiuso un po' come il primo alla fine, perché a spuntarla sono sempre stati i soliti noti, ovvero Morozov tra gli uomini e Lhossu tra le donne. Hanno vinto quindi anche loro questa seconda parte di Coppa del Mondo, quindi altri 50.000 dollari. E se Lhossu ormai è praticamente certa di vincere la Coppa del Mondo anche nella classifica punti, perché ha un vantaggio praticamente enorme sulla seconda, che la Ottensen sono più di 300 punti, anzi 400 addirittura, mentre la lotta al maschile è un pochettino più aperta, visto che Morozov e Reklos se la possono ancora giocare, anche se il russo sembra leggermente favorito. Non sono arrivati primati mondiali a livello assoluto o record di Coppa del Mondo, è arrivato un mondiale giovanile da parte della cinese Zhu Mengui, che ha fatto un 24 netto, appunto nei 50 stile, con un record mondiale junior. Quindi a livello cronometrico non sono, appunto, non abbiamo visto magari tempi clamorosi, però abbiamo visto tantissime belle gare. È stato comunque un secondo cluster molto divertente. C'è stato poi diciamo la vittoria numero 200 da Osso, che si è scatenato un po' di confusione su questa 200ª vittoria. Comunque possiamo dirlo ufficialmente, l'Osso, dopo aver fatto tutti i calcoli possibili e immaginabili, ha vinto già 200 medaglie d'oro in Coppa del Mondo, però individualmente è ferma a 198, visto che due l'ha vinta con la staffetta. E sicuramente a partire da venerdì, quando ricomincia la Coppa del Mondo a Singapore, raggiungerà la quota 200 anche a livello individuale. Per il resto, abbiamo visto comunque, tolti loro prove importanti, per esempio della Caneto, che forse è stata quella che ha fatto meglio anche a livello cronometrico, vincendo i 200 rana 2 volte, nuotando sotto i 2,16, stabilendo un nuovo record giapponese, anche asiatico, e non andando tanto lontano dal record della manifestazione, che è di poco sotto. E la stessa Atkinson è andata forte nei 50 rana, ha nuotato sotto il 29, 28 e 98, ottenendo anche la migliore prestazione di questo cluster a livello femminile. E questi sono un po' i tempi e i personaggi migliori. Detto, ritornando insomma ai soliti noti, alla fine si parla sempre di loro perché sono stati veramente dominanti già in queste tappe, ma anche nelle tre principali. Per esempio, a me ha personalmente stupito anche Morozov nei 100 rana, che l'avevo visto gareggiare nelle tre tappe precedenti, però in queste tre ha dato veramente una bella spallata, insomma, alla classifica punti, perché l'ha vinto tutte e tre. Era assente Van der Burg, però comunque lui ha vinto nuotando anche un 56 e 33, che è a pochi centesimi dal primato europeo in vasca corta. E quindi questa può essere considerata un po' l'altra sorpresa. Adesso la Coppa del Mondo ripartirà appunto venerdì. Come si andrà a finire, anche se personalmente credo che sia il russo che l'osso saranno i vincitori finali. Non so cosa ne pensate, Mauro, se l'ha seguito un pochettino, lui cosa ne pensa? Io ho seguito più che altro l'ultima tappa quella di Doha. Diciamo che c'è un piccolo trend di miglioramento, soprattutto esempio della ranita dell'Atkinson, che sui 50 metri scende sotto i 29. Questa è, se non sbaglio, la prestazione migliore di Doha, che gli ha fruttato anche qualche punto in più. Perché ricordiamo che per partecipare, per raccogliere punti in tutti. Il cluster, perché la classifica sono divise per cluster,
bisogna partecipare a tutti e tre gli eventi, quindi è un bel viaggetto da farsi per tutte le tappe, anche perché il secondo cluster comprendeva non solo le tappe medio orientali, quelle di Doha e di Dubai, ma anche la tappa di Pechino, che è stata piazzata lì nel mezzo, non si capisce bene perché, forse perché per completare il discorso, diciamo. E proprio nella tappa di Pechino ho notato, è l'altra gara che sono riuscito un attimo a seguire, ho notato la presenza dei giovani talenti cinesi, due su tutti, la Ai e la Li, sono fatte valere, una è più velocista, diciamo, lavora più sulle distanze corte, questo 1,55 nel 100 stile libero, mentre un'altra invece è più fondista, la Li, tutte e due del 2002, queste ragazze, la Li da 8,19 negli 800, diciamo non proprio lentissima, pensando. No. Ma io invece ho notato, sempre a Pechino, appunto, parlando dei cinesi, c'era Wang Shun, che è il bronzo olimpico dei due misti, e che comunque, insomma, può rispettare il suo nome perché ha notato i due nuovi primati cinesi nei 100 misti e nei 100 misti, con un 51,6 e 1,51,6, sempre vicino anche ai record della manifestazione nei 200 misti, mentre nei 100... è sempre, insomma, irraggiungibile il Morozov del primo cluster con il record del mondo, che non è più riuscito ad avvicinare al momento. Vedremo se poi proverà un altro assalto nella terza tappa. Invece una cosa che, insomma, ha fatto un po' clamore nel suo piccolo è stata la prima sconfitta di Leclerc nei 200 farfalla, perché arrivava da una striscia di imbattibilità che partiva da Parigi. Tra l'altro lui ha sempre vinto 50, 100, 200 farfalle in tutte le tappe, e invece a Doha è stato battuto da Seto, quindi rompendo questa striscia, però si è ripreso vincendo i 200 stile, quindi un Leclerc che ancora ha delle cartucce da sparare, però deve gareggiare tanto per provare a recuperare in questa classifica, anche perché i 50 e 100 stile che lui fa bene ha davanti il russo, quindi... sarà tirata, qui probabilmente se la giocheranno in base a chi riesce a ottenere la migliore prestazione, che ti porta dei punti in più o eventuali primati mondiali, quindi loro se la giocheranno sul filo proprio dei punti. E tornando alle donne, non abbiamo citato la Ottesen, che si è presa al secondo posto in classifica a furia di vittorie nei 50-100 farfalla, sta bene, è in forma, sta migliorando anche di volta in volta, e quindi sicuramente sarà una protagonista poi, come tutti questi del mondiale, presumo in vasca corta di dicembre, quindi li rivedremo poi al meglio della forma, credo, tra un paio di mesi. Ma Alessandro, scusami, ma la Ottesen non aveva detto che avrebbe smesso? No, mi sono sbagliata io, finite le Olimpiadi. Guarda, non pare, a quanto pare no, perché comunque è qui dal primo giorno e ha sempre gareggiato e le ha vinte praticamente tutte quelle che ha fatto. È stata battuta una volta solo dalla Osso nel 100 farfalla, poi quindi insomma, per ora direi che c'è e sta andando benissimo, quindi è ancora presto, forse, dai, meno male. Sì. Oppure probabilmente ha scelto di monetizzare un attimino e poi posticipare un attimo quelle che le scelte. Comunque, Alessandro, mi sembra che sia in ogni caso un campionato per pochi intimi, tranne le incursioni dei locali occasionali. Sì, hai detto bene. Sono sempre i soliti alla fine che gareggiano in tutte le tappe. Abbiamo visto nella prima parte, nel primo cluster, c'erano i francesi, c'era la tappa di Parigi, abbiamo visto appunto c'era anche Manadou, Straview, e poi comunque anche a Berlino c'era qualche europeo in più. C'erano gli australiani che hanno seguito più la parte appunto europea rispetto a questa qua, a questo secondo cluster, quindi vedremo l'ultima parte. Se non sbaglio, pare di aver letto che ci sarà Irwin nell'ultima tappa, quindi un pizzico di Stati Uniti, che comunque portano sempre un po' di atleti, li portano, magari non portano gli atleti di riferimento, i vari Ledecky, ecco, per fare nomi appunto di atleti di spicco, però comunque... per esempio la Meili ha sempre partecipato, ha vinto anche una volta, un paio di volte 100 rana, quindi comunque gli americani non portano i migliori, diciamo, però sono sempre presenti. E manchiamo sempre noi, ma vabbè, quest'anno mi sa che ormai non vedremo azzurri in Coppa del Mondo.
ho visto che soprattutto alle ultime due tappe qualche nazione in più si è in lista, diciamo, anche tra le europee, magari non come dici tu con tantissime persone, però insomma si sono un po' più spostati, forse la vicinanza ha aiutato. Quasi quasi c'erano più nazioni a Doha e a Dubai, si vede che fa più caldo, che nelle tappe di Berlino, di Parigi. Parigi, Berlino sono arrivate subito dopo le Olimpiadi, perché è passato veramente 2 o 3 settimane, era a fine agosto. Adesso magari ecco c'è un mesetto in più di riposo. Chi si è preso? Si è preso un po' di riposo, adesso si è ripresentato a gareggiare, quindi magari può essere anche quello. Comunque, tutto sommato, chi c'è non è che non ci fa divertire, anzi, sono state belle gare, divertenti, e quindi è stata comunque fino adesso una competizione interessante da seguire. Dico un po' di duelli e di rivincite, per, tipo nei 200 rana i duelli tra Efimova, Caneto, nei 100 sì. rana tra Caneto, Meili, Atkinson, Efimova, insomma, tra di loro, se la giocano sempre un po' tra di loro, come dice Fabrizio, e si raggranellano un po' di soldi per pagarsi i viaggi e magari qualcosa di più. Eh sì, 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 è vero, quella forse 100 rana sono la gara più equilibrata, 100 rana femminile sono stata la gara più equilibrata fino adesso, perché hanno vinto la Atkinson 3 volte, la Meili 2 volte, le Fimo 1 volta, ma poi sono sempre tutti lì, anche come tempi nuotano veramente molto vicine, ed è la gara con più competizione probabilmente, anche insieme ai 200, una prova quella interessante, e sarà ancora così anche la prossima volta. Vediamo, ecco, chissà che non riescano ancora a tirare giù questo world record benedetto che Atkinson ha eguagliato subito la prima tappa, poi non si è più avvicinata così tanto, però sono sempre lì. Sarà interessante anche vedere questo. Ecco, appunto, parlando di Erwin, invece, che tu hai nominato, che è balzato in vetta alle classifiche dei miei preferiti da quando l'ho visto alle Olimpiadi, sappiamo che sarà il Sapio, è vero Mauro? Sì, diciamo, è uno dei protagonisti del Nico Sapio, che è il primo trofeo d'autunno, uno dei classici trofei in cui si sonda la condizione a inizio stagione, insieme all'altro classico che è il Meeting di Bolzano e al Mussi Lombardi Fermiano di Viareggio. Qui gli altri protagonisti grossi saranno ovviamente i due gemelli diversi, detti e Paltrinieri, saranno spoggio della loro nuova condizione al Sciorba di Genova. Sì, perché a questo punto io direi di passare al nuovo calendario italiano e soprattutto al nuovo regolamento, che Mauro ha letto per noi in versione integrale dal sito della FIN, della Federazione Italiana Nuoto, e con i commenti vari ed eventuali anche di Fabrizio Fogliani. Sì, intanto Mauro ce lo canta il regolamento, perché non lo reciterà, lo canta. Mettetemi anche sottofondo, sennò poi mi emoziono. Comunque, prima di passare al regolamento, che sennò poi dicono che ignoro la mia preferita, pare che si sia molto divertita la mia preferita. Chi è la mia preferita? Lo sapete tutti, Katinka Ossu. Si è divertita intanto a vincere queste 47, dico bene, gare di Coppa del Mondo in una stagione, dovrebbe arrivare a 70, no? Quanto vuole arrivare? Non ho capito. Ci arriverà, probabilmente. Solo l'ultima volta, queste ultime 3 gare, cioè 3 tappe la vite 25. E quindi... Voleva arrivare a 70 vittorie in una stagione, e poi ha promesso ai suoi fans che arriveranno le nuove puntate di Iron Forge. Comunque si diverte un sacco, perché alla fine di ogni gara su Facebook fa vedere tutta la collezioncina di medaglie della tappa, mette fuori i soldi, però ha sdoganato, secondo me ci legge, perché ha sdoganato la definizione Iron Nation o qualcosa del genere. Sì, adesso comunque la nuova novità dell'Osu è che sta contrattando con le compagnie aeree tutto il peso extra che si porta in giro, delle medaglie chiaramente. A vedere le foto dai social direi proprio di sì, vero Fabri? Sì, non credo che li regali ai fan, questa porta a casa tutto, riempie il garage, si fa una fonderia, farà qualche cosa, non lo so. Comunque basta parlare della Osu, perché sono gelosa, caro marito, e passiamo al regolamento. La Osu è un capitolo chiuso in questo momento, grazie. Grande finale di Federica Pellegrini, arriva a velocità doppia, medaglia d'oro Italia, una grande frazione di Federica, il record dei campionati, una cosa mostruosa negli ultimi 10 metri.
Ultima Bracciata, il tuo approfondimento preferito sul mondo del nuoto. Ogni terzo martedì del mese su Corsia 4. Il salvamento? Cos'è? Non fare come il nostro conduttore. Segui anche tu, dammi notizie sul salvamento. Ogni mese su Corsia 4. Fatti, notizie, opinioni e protagonisti dal mondo del salvamento italiano e non solo. Bene, ricorda a tutti che io sono sempre chiuso nello stanzino da solo con le mutande e va bene così. Allora, il regolamento nazionale è appena uscito e noi ne sappiamo qualcosa perché sono giorni che lo attendiamo con ansia, anche perché la nostra redazione ha in parte contribuito, diciamo, alla sua stesura, soprattutto per quanto riguarda la parte del conseguimento dei tempi. Le cose più interessanti le ha riassunte in una nota la FIN, e sono principalmente il grosso errore che ha chiamato campionati europei di Budapest i campionati mondiali. Ma vabbè, a parte questa piccola svista, la parte interessante, dicevo, riguarda i criteri di selezione delle nazionali giovanili, dato che al momento i criteri di selezione delle nazionali assolute non ci sono ancora, quindi il regolamento è un po' incompleto. Il criterio di selezione, soprattutto della junior, si baserà sull'avente diritto per età al campionato italiano assoluto, quindi il migliore dovrebbe essere selezionato, quindi avremo sicuramente un partecipante in ogni gara che è determinato semplicemente dalla miglior posizione al campionato italiano assoluto, un po' come funziona per gli europei assoluti, vincitore del campionato italiano assoluto è messo in diritto. E poi c'è la solita tabella dei tempi limite, e in più la categoria ragazzi ha diritto a un posto se, dal regolamento non è molto chiaro per la verità, stabilisce un primato italiano di categoria in una manifestazione, però non specifica che deve essere fatto agli assoluti questo primato italiano di categoria. Il tutto con un massimo di 2 atleti in gara. Tra l'altro quest'anno ci sono anche i campionati del mondo che dovrebbero svolgersi a Indianapolis in una data sconosciuta, però tanto, tanto in là, diciamo dopo i mondiali, quindi ad agosto, fine agosto può essere, con la solita quindi lunghissima stagione per gli junior che si conclude praticamente alla fine dell'estate, cioè non fanno mai vacanza. I medagliati dei campionati europei saranno ammessi di diritto, più c'è la solita tabella tempi, questa valida sia per i campionati europei junior sia per i campionati mondiali. Queste sono un po' le cose interessanti dal nostro punto di vista giovanile. Dal punto di vista assoluto ancora tutto tace. Una domanda, Mauro. Pensando alle parole di Buttini, che insomma aveva chiesto maggiore discrezionalità per il ruolo del CT, con questo nuovo regolamento, secondo te, ha raggiunto il suo obiettivo completamente o solo in parte? Allora, visto il tergiversare della pubblicazione, potrebbe darsi di sì. Intanto c'è qualcosa di nuovo sui criteri delle convocazioni per i mondiali. Praticamente ai mondiali al momento non ci va nessuno. Mondiali, parliamo ovviamente dei mondiali canadesi di Windsor, dei primi di dicembre. Qui gli unici ammessi di diritto sono i finalisti dei campionati, scusate, dei giochi olimpici, quindi detti Patrignieri e la Pellegrini, e gli eventuali vincitori dei campionati europei che si sono svolti quest'estate, quindi sempre detti Patrignieri e la Pellegrini. No, beh, detti non è campione europeo, chiaramente. È dotto, Mauro. Dotto, esatto, dotto anche, giustamente, mi ricordi, dotto, che è campione europeo dei 100 stili. Ma ha appena fatto un'immersione a 35 metri di profondità nella piscina, insomma, di Montegrotto. Esatto, di Montegrotto, esattamente, che ha tenuto a pubblicizzare, a tutta la mia stima, perché dalle immagini non sembra proprio il posto più accogliente del mondo. Tutti gli altri si possono qualificare ottenendo dei tempi che però non sono stati assolutamente specificati, se non con un criterio abbastanza discrezionale che dice, che cita la possibilità di entrare in finale basandosi sui tempi ottenuti nelle ultime edizioni dei campionati del mondo di Vazzacca. Diciamo che la discrezionalità c'è, anche sul punto di vista delle staffette, devono tenere dei tempi che potrebbero garantire per le staffette il quinto piazzamento in finale, quanto riguarda le staffette partecipanti ai
rispetto ai mondi della scatola, che sappiamo sono molto di più. Sono le 4, Mauro, 5. diciamo comunque che se aumenta la discrezionalità, automaticamente aumenterà la responsabilità del selezionatore, però c'è anche la possibilità di essere decisamente più variopinte le scelte, quindi potrebbero essere anche proprio decisamente sperimentali, non necessariamente su atleti consolidati o comunque definiamoli maturi, sempre in virgolette perché non si vuole offendere nessuno. Sì, sì, infatti è lasciata anche intendere che c'è la possibilità di scegliere anche atleti particolarmente promettenti, quindi si fa riferimento, io immagino, agli atleti di livello giovanile per quanto riguarda questa parte della stagione, quindi si guarderà anche a poter portare eventuali atleti, sempre tenendo presente che però ai campionati del mondo non mi sembra che siano ammessi 4 atleti gara in batteria come ai campionati europei, quindi c'è sempre una limitazione. Ovviamente la redazione infatti mi conferma che sono solo 2 gli atleti ammessi anche dalle batterie del mattino, quindi non c'è così ampia discrezionalità come per gli europei. Anche la scelta di portare atleti promettenti deve essere sempre condizionata dal tempo ottenuto e ovviamente dal tempo ottenuto anche dagli atleti più di peso, come i ridotto, sì, eccetera. Tra l'altro siamo curiosi di vedere la condizione di Marco dopo questo anno travagliato, se è finita la sfortuna di questo ragazzo invece per l'ennesima volta non è riuscito a arrivare in condizione più che ma adesso glielo chiederemo, così lo scopriamo. Sì, ecco Fabio, questa mi trovo molto d'accordo con questa idea, e comunque volevo dire che a noi la nazionale variopinta piace, la creatività ci ha sempre affascinato molto, quindi siamo positivamente curiosi di vedere insomma le varie composizioni di volta in volta che usciranno da questo regolamento. E sappiamo che adesso una parte della nazionale è in collegiale a Livigno, dove secondo me ha già nevicato un sacco, viste le montagne qua intorno, quindi non li invidio per niente. Invece Alessandro, parlando invece del calendario gare italiane, abbiamo già detto del Sappio e della Trofeo di Bolzano, anche se io sul Sappio ritornerei perché è una gara alla quale sono molto affezionata, e cosa ci vuoi dire a questo proposito? Sì, che poi come terza e ultimo appuntamento c'è cioè il Trofeo di Massanova, che è quello che poi, diciamo, è l'ultima occasione per poi trovare i tempi, comunque trovare appunto le prestazioni cronometriche per la selezione appunto per i mondiali canadesi. E tornando a Nico Sappio, abbiamo già detto di Irwin e di Detti e Paltrinieri, che quindi probabilmente, anzi sicuramente, gareggeranno nel 400 stile. Sarà sicuramente, come tutti gli anni, un appuntamento interessante. L'anno scorso abbiamo visto qualche americano, c'era Cullen Johnson, ma c'era anche per esempio tra gli europei Laszlo Se, che quest'anno per ora non si sa ancora nulla, non so se arriverà. Sicuramente ci saranno tutti gli italiani appunto che cercheranno questo appunto qualificazione ai mondiali. Sono 3 gare abbastanza vicine come lasso di tempo, perché in un mese le fanno tutte, e sarà interessante anche vedere chi riuscirà, cosa verrà fuori da queste prove post-olimpiche, e come riprendendo il discorso di prima, vedere anche i giovani se riusciranno a fare le scarpe e più vecchietti, vedremo. Sì, sì, siamo tutti molto curiosi. Fabri? Niente, io sto alla finestra e guardo che cosa succederà, non ti so dire. Sicuramente l'anno scorso, oltre al grande successo di Genova, c'era stato molto una buona affluenza e buoni risultati anche su Bolzano, che chiaramente come ospiti non si era fatto mancare nessuno, e non escludo che ci sia la possibilità di replicare un'affluenza del genere, che era veramente tribune off limits, ecco. Quindi voglio dire, si potrebbe sperare di vedere qualche cosa anche su Bolzano. Bene, anche se le tribune saranno molto piene, sappiamo che ci sono 2 o 3 posti riservati per corsa 4 perché andremo a seguirlo dal vivo questo trofeo questa volta, e quindi non vi sveliamo chi saranno le persone della redazione che
lo seguiranno per noi, solo ascoltandoci lo potrete scoprire. E Mauro, invece ti volevo chiedere una cosa, appunto, dopo i mondiali di vasca corta, insomma, passando all'anno nuovo, che cosa ci aspetta secondo te nel calendario? Intanto il classico, i classici trofei, quello di San Marino e il Città di Milano, che come sappiamo è un po' il viatico per gli assoluti che si svolgono un mese dopo ad aprile. Dopo il trofeo Città di Milano, che è il viatico diciamo per gli assoluti che si svolgono circa un mese dopo, la stagione diciamo, e tra loro chiaramente i Criteria, la stagione passa alla, diciamo, verso giugno al trofeo Sette Colli. Quest'anno il trofeo Sette Colli si svolgerà verso la fine di giugno e subito prima ci sarà la Comen. Prima mi sono dimenticato di dire che quest'anno abbiamo ben 4 manifestazioni giovanili. La Comen, la vecchia Comen, la Mediterranean Cup per la categoria ragazzi e i giochi festival olimpico della gioventù europea verso fine luglio. A queste due manifestazioni potranno partecipare le categorie ragazzi e anche ad entrambe le manifestazioni a seconda della discrezionalità del CT. Viene dato qui un'ampia discrezionalità, non esistono tempi, ma la selezione avviene ai criteri. Quindi vedremo quale sarà la composizione di queste squadre. Tra l'altro dovrebbe essere data con largo anticipo, visto che i criteri si svolgono a marzo, mentre queste gare sono a metà giugno e a fine luglio. Mentre invece, tra l'altro, il Festival della Gioventù Europea è in contemporanea con i campionati del mondo di Budapest. E prima ancora, a luglio, si svolgono i giochi del Mediterraneo. Come abbiamo detto, ci saranno i campionati del mondo junior ad agosto e alla fine, sempre ad agosto, però ai primi di agosto, i classici campionati di categoria. Quest'anno si svolgeranno prima le categorie superiori, quindi junior, cadetti, senior, proprio per dare il modo, e questa è un'altra postilla del regolamento, ai partecipanti dei campionati del mondo di fare, diciamo così, passerella ai vecchi categorie. Diciamo. E, mentre i ragazzi gareggeranno più tardi, proprio perché essendoci il Festival della Gioventù Europea a fine luglio, viene dato modo ai ragazzi di avere una settimana di recupero. Qui, se ci fosse stato Corrado, secondo me avrebbe avuto molto da ridire. Io, anche io, ma un po' meno. E su cos'è che avresti da ridire, scusami? Beh, sulla lunghezza di questa stagione, sul fatto che questi ragazzi, soprattutto se qualcuno verrà selezionato per la Mediterranean Cup, la ex Comen, e per questo Festival della Gioventù Europea, e poi ovviamente successivamente, se a questo livello, chiaramente parteciperà ai campionati di categoria, si dovrà assorbire 3 appuntamenti diciamo abbastanza pesanti nel giro di un mese e mezzo, terminando la stagione il 10 di agosto. Ma non vanno a fare neanche la World Cup, non è un problema, fanno in tempo a riposarsi finché vogliono. Sì, infatti, se uno prende ad esempio l'Iron Nation, direi che non deve lamentarsi di nulla. D'altronde, fai nuoto per gareggiare, devi gareggiare, non è che ti puoi lamentare. Comunque non sarei così sicura che l'anno prossimo nessuno vada a fare la Coppa del Mondo, perché dall'intervista che ha rilasciato il CT insomma, a Spada e a Cristina Chiuso, in coda alla classe della Coppa del Mondo, qualcosa potrebbe lasciare intendere invece che qualcuno andrà a fare la Coppa del Mondo l'anno prossimo. Non lo so, guarda, resta comunque una mia impressione sempre che più che una scelta federale debba essere una scelta decisamente individuale, ovvero federale ti va a coprire determinati costi che probabilmente non hanno intenzione di affrontare. Anche con il rischio eventualmente di recuperarli abbondantemente questi costi, perché voglio dire non è obbligatorio che ci vadano delle figure di secondo piano. Tutto bisogna vedere con che intensità, con che volontà intendono muoversi, tutto qua. Però Alessandro, come tu hai giustamente detto anche nell'articolo che potete andare a leggere su Corsia 4, è un'occasione A per confrontarsi con gli altri,
lì per gareggiare e magari per recuperare qualche soldarello, anche se non sei un Chad Leclerc o un Morozov, giusto? Sì, sì, infatti diciamo appunto che in diverse gare non è che ci fosse poi impossibile arrivare tra i primi tre, ovvio non è proprio scontato, però comunque soprattutto nelle gare un po' più lunghe c'era la possibilità di portare a casa qualche soldino, che comunque non fanno male, magari rientri nelle spese, ecco, però comunque ci si può provare. Poi, come dici te, la tua preferita, Osso, giusto per dire quanto ha guadagnato, ha già fatto su $190,000, così. Quindi, vabbè, però loro sono di un altro pianeta, quindi se la godono veramente questa coppa. Ma lei deve pagare anche il sovrapprezzo sul biglietto perché ha le medaglie che pesano, quindi deve guadagnare un sacco di soldi. Ma sempre la Osso alla fine si torna a parlare. Vabbè. E allora Ale, senti, ci ricordi i prossimi appuntamenti della Coppa del Mondo, appunto, visto che insomma, tanto sempre di lei parliamo? Sempre di lei, sì. Allora, inizia l'ultimo cluster, allora inizia appunto questa settimana, il 21 e il 22 sono a Singapore, poi dal 25 al 26 ottobre saranno a Tokyo e poi si chiude il 29 e il 30 ottobre a Hong Kong. Quindi queste sono le ultime tre tappe. E poi per quest'anno, per questo 2016, è finita e se ne riparlerà nel 2017. Molto bene. Mauro, invece, voglia di ricordarci i prossimi appuntamenti nostrani, quindi quelli italici? Certo, un po' li abbiamo già accennati. Comunque, il weekend dei morti, il 1° novembre, al Nico Sapio, dove, come abbiamo detto, ci saranno i nostri detti paltrinieri, gemelli diversi e il campione olimpico dei 50 metri stile libero, l'americano Irwin, il 5 e il 6 a Bolzano, con il team internazionale, e infine alla piscina di Massarosa, il Gran Premio Italia Mussi Lombardi Pegnano, il 18 e il 19 novembre, ultimo, sembrerebbe così, dice il regolamento, trofeo utile per ottenere la prestazione che potrebbe valere la selezione per i mondiali di Windsor in Canada dal 6 all'11 dicembre. Ma di questo ne parleremo una prossima volta. Bene, mi sembra che abbiamo finito gli appuntamenti. Fabri, io e te non so se abbiamo appuntamento, magari ce lo diamo in separata sede. E prima di salutare i miei compagni, vi ricordo che potete seguirci sui nostri social media, su Facebook, su Twitter, oltre che sul nostro sito corsa4.it, dove potete trovare tutte le puntate precedenti di Ultima Bracciata e scaricare i podcast. Credo che se siete abbastanza veloci potete trovare ancora le puntate delle Olimpiche con un sacco di interviste veramente fantastiche. E a questo punto davvero direi che posso salutare i miei compagni di oggi. Ciao Fabrizio. Che ha fatto un requiem per Viareggio, visto che si va a Massarosa e sembra decisamente deceduta. Pare di sì, Fabri. Ciao Alessandro Foglio. Ciao, grazie. Alla prossima. Mauro Romanenghi, ti vengo a liberare dallo stanzino. Grazie, la tua relazione mi fa sempre tanto male. E un grazie speciale a Marco Agosti in redazione. Ciao Marco e ciao ragazzi. E vi do appuntamento ogni terzo martedì del mese con Ultima Bracciata, il mensile di nuoto di Corsia 4. E buona serata da Laura Vergani.